Ciao ragazzi, sono Daniele Brugnetti e benvenuti in questo nuovo video. No, si sono aperti da sotto. Vabbè, al contrario. Allora, prima di tutto devo fare una cosa importantissima e vi devo salutare. Cominciamo col primo: Gianluca Muratori, Pasquale Del Prete, Al Centauro Folignati Ginchista Fabio, Arti Murad il Marocchino, Pietro Silvestri, Roberto Scarpari e fratello, Italo Carrone, Massimo Battistini, poi 9990, Giacomo Costa, Pasquale Del Prete, Dynamo, ma quanti siete? Andrew 1388, Thomas Gestri, Apple Game Tech, Andrea Della Sabina e per finire Andrea Giuliano. Ma state diventando un casino di persone, troppi. Ciao ragazzi, siete grandi, continuate così. Oggi voglio vedere insieme a voi come è fatto un iniettore. Questo è l'iniettore della mia macchina. Cioè, non è che l'ho smontato dalla mia macchina, ne ho comprato uno usato sulla baia e praticamente voglio vedere insieme a voi come è fatto dentro. Lo smontiamo insieme. Questo è usato, non si sa la provenienza, non si sa manco se funziona. O adesso cerchiamo di smontarlo. La punta sembra chiusa, ma invece ha dei microfori che servono a nebulizzare, a spruzzare il gasolio dentro la camera di combustione. A monte abbiamo una forte pompa che manda a pressioni elevatissime il gasolio. Quindi oggi andiamo a smontare l'iniettore e lo andremo a pulire nella nostra vasca d'ultrasuoni che precedentemente vi ho fatto già vedere. Vai, andiamola a vedere da vicino, vai! Ne esistono di tanti tipi, tante varianti, tanti modelli, sono tutti leggermente differenti tra di loro. Quindi se voi lo volete cambiare, mi raccomando, dovete prendere per forza questo codice qua. Questo in particolare è del 1003 Multijet CDTI, per intenderci il 1003 diesel della Fiat. Ce ne sono molti tipi in commercio e non è detto che questo sia quello uguale al vostro. Per vedere qual è il vostro iniettore basta aprire il cofano della vostra auto e andare a leggere il codice che si trova qui. Qui c'è un numero 044 51 10 183. Vi faccio vedere dentro come è fatto. Questo è tutto quello che c'è qua dentro. Guardate quanti pezzetti, pezzettini ci sono al suo interno. Un casino di pezzetti e sono molto piccoli e tutti quanti si trovano qua dentro. Questo è il kit che poi dopo vi farò vedere da vicino e lo useremo per vedere quanto perdono gli iniettori. È semplicissimo, costa pochissimo, poi dopo lo proveremo insieme. La parte più importante dell'iniettore è la punta. Questi microfori che si trovano qui in punta tendono ad ostruirsi con i resti carboniosi della camera di scoppio, perché appunto questa parte si trova all'interno della camera di combustione. Infatti vedete è molto nera. Poi qui in punta c'è una rondella, questa è una rondella di rame che praticamente funge da guarnizione, ha una forma particolare. Poi un'altra prova che va fatta per vedere se l'iniettore non è rotto, c'è la misurazione della bobina. La resistenza della bobina dovrebbe avere circa 0,507 ohm. Io qua mi segna 0,9. Per smontarla abbiamo bisogno di una morsa e dei pezzetti. Ci siamo, stiamo aprendo l'iniettore. E che emozione, per la prima volta aprirò un iniettore. Oh oh, eccolo qua, molla e rondella, cappuccetto. Guarda quanti pezzetti piccoli ci stanno. Guarda questo, che strana forma che ha. Diciamo che questa parte non è quella sporca perché c'è solamente il gasolio. Ok, adesso qui non possiamo ulteriormente smontare perché serve una chiave particolare esagonale e forata che io non ho. Gasolio. Vediamo la punta, senso antiorario. È strettissima.
Diamo una sbloccatina. Eccolo, eccolo. Sì, sì. Wow, wow, wow. È esageratamente sporco, incrostato da far schifo. Questo è il dado polverizzatore che libera la testa del polverizzatore. Ah, eccolo qua. Lo sporco arriva fino a qua. Ecco il nebulizzatore. Poi qui ci sono due perni e altri pezzettini. Oh, guarda qua. Allora, qui abbiamo un pezzo piccolissimo, un tubo con un micro spessorino, un'altra molla. Ecco, qui c'è lo stelo del pompante e ci fermiamo qui perché questo non lo possiamo smontare. Qui ci dovrebbe essere un altro pezzo. Qui sul nebulizzatore c'è la scritta Bosch e un codice. Adesso facciamo una prova, voglio vedere questi fori se sono otturati o no. Ora sì, i microfori si vedono. Ok, l'acqua è calda e facciamogli un bel bagnetto. Prendiamo i nostri pezzi e li mettiamo qui dentro. Guarda questo pezzo quanto è piccolo. Molletta, mollettina. Ah, sono uguali. Da non confondere i pezzi. Che casino, è veramente complicato. E vai, facciamo questo bel lavaggio, guarda come fuma. Oh, oh, rigalleggia, perfetto. Sì. Vai! Oh, che profumino! È pronto, ora si mangia! Che spettacolo! È tornato nuovo, guarda che è pulito, si legge anche la scritta. Mazza, come è tornato chiaro! Minuteria minuscola. Guarda che figata, è tornata pulitissima. I residui carboniosi sono stati tolti tutti, non c'è rimasto nulla. Ed ecco tutti i pezzi al completo, guardate quanto sono belli e puliti, specialmente questa, guarda come si è pulita, non c'è più nessun residuo carbonioso, anche perché il polverizzatore può essere pulito solamente in questo modo, non pensate di andare a raspare, a scartavetrare la punta con qualsiasi tipo di carta abrasiva o spazzola, perché sennò ostruirete i fori che si trovano qui. Adesso rifacciamo quella prova stupidissima per vedere se spruzzano ancora di più. Wow! A me sembra che spruzza di più. Rimontiamo! We'll be right back.
mi rimane altro che andare in un'officina specializzata che ha la strumentazione adatta per far testare questo iniettore, perché l'iniettore può iniettare troppo gasolio o troppo poco e quindi deve essere tarato nella giusta dimensione. Ok ragazzi, possiamo finire qui il video, spero che vi sia piaciuto. Come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Mi raccomando, come sempre, andate a leggere sotto nelle descrizioni del video, perché io vi linko sempre molte cose utili. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace un iniettore pulito per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima.